Seconda puntata di Piuttosto che Murakami, una piccola rubrica dedicata alla letteratura giapponese che pone l'accento appunto sulla letteratura giapponese e non sull'opera omnia di Haruki Murakami, spesso inteso appunto come unico e fulgido rappresentante del genere. Il titolo protagonista di questa puntata è Un romanzo di Murakami. Per forza, quando la tua opinione va molto controcorrente e ti crei una sorta di nemesi letteraria che ha un trentennale alle spalle di carriera, sei costretta a gioco forza ogni tanto a tornarci. E quindi mi ritrovo spesso a leggere le ultime uscite di Murakami, come questa, che ho deciso di recensirvi anche perché secondo me è un ottimo punto di partenza per spiegare in maniera critica e non per presa di posizione perché non amo particolarmente Murakami. Cos'è il mestiere dello scrittore? È una raccolta, a dire di Haruki Murakami, di discorsi che aveva preparato per convegni che poi non ha utilizzato, incentrati sull'arte dello scrivere e sulla sua carriera di scrittore. Se vi aspettate un titolo alla On Writing di Stephen King, scrittore che parla della sua carriera e dà consigli concreti a aspiranti romanzieri, temo che rimarrete un po' delusi. È vero che Haruki Murakami spiega un po' qual è il suo metodo, però io configurerei questo libro più come una sorta di memoir, una biografia di come Haruki Murakami uomo sia diventato Haruki Murakami scrittore, anzi, Haruki Murakami romanziere. E qui apriamo una parentesi in cui io sembro una cagacazzi, ma occhio, faccio un discorso che purtroppo si adatta a tanti titoli della letteratura giapponese. Se date infatti un'occhiata al titolo originale, che è Shokugyo Toshite no Shosetsuka, ovvero proprio letteralmente come fa Kannase quando adatta ai film dello studio Ghibli, il romanziere come lavoro, noterete che appunto Haruki Murakami si definisce romanziere, shosetsuka, scrittore di shosetsu, e non scrittore. E voi direte, vabbè, ma che palle, Elisa, è più o meno la stessa cosa. E no, perché in giapponese, esattamente come in italiano, i due termini non sono sinonimi e c'è una diversa connotazione. Infatti, se io vi dico il mestiere dello scrittore, tendete a pensare, o almeno è questa l'impressione che io ho, a un mestiere alto, lo scrittore di alta letteratura. Se vi dico il mestiere del romanziere, soprassediamo per un attimo la rima, l'impressione è diversa. Per dire scrittore in giapponese in generale e nel senso alto, si usa il termine sakka, invece qui si usa il termine shosetsuka. Dà l'impressione, o almeno è quello che io sento, di parlare di qualcosa di alto, di letterario. Invece, stranamente, per una volta, Haruki Murakami vuole essere proprio umile. Haruki Murakami ci racconta che, pur avendo scritto tanti tipi diversi di opere, lui si sente romanziere, la sua forma è romanzo lungo, in particolare lo shosetsu, che per amor di brevità definiremo romanzo giapponese, e che anche se si presta ad altre forme, lui non le sente come sue e dice proprio che i migliori materiali li tengo per i romanzi. Qui non mi sembra tanto un errore di traduzione quanto un voler rendere alto con questa foto un po' menosa, invece si atteggia come quello umile non capito dalla critica. Haruki Murakami crea una sorta di strumento perfetto per i propri fan per modellare lui stesso la sua biografia letteraria, il suo mito di scrittore. Racconta questo suo esordio dall'ispirazione fino al successo agli Stati Uniti. E il punto di Haruki Murakami è proprio quello, dare una sua versione dei fatti, presentandola come l'assoluta verità, e lasciare che gli altri la interiorizzino e la rendano tale, come ha fatto per esempio Massimiliano Parente in questo articolo de Il Giornale, in cui presenta il punto di vista di Haruki Murakami sul premio Akutagawa come punto di partenza solido, fisso, assolutamente veritiero, per poi lanciare i suoi strali sul premio Strega facendo una comparazione. Però la parte più succosa del libro, che è Haruki Murakami versus la critica giapponese, è vista tutta dal punto di vista di Haruki Murakami, è molto interpretata. In particolare ci tengo a citare il capitolo dedicato al premio Akutagawa, è il momento in cui tutta questa finzione che lui si è costruito per bene crolla un po' e si sente un discorso alla Volpe e l'Uva. Il premio Akutagawa, diciamo, è il premio letterario più importante e prestigioso sulla scena giapponese e più che il confronto con il premio Strega, secondo me si presta molto di più il Pulitzer o il Booker. Viene dato 2 volte l'anno, ogni 6 mesi, e viene organizzato da uno dei quotidiani più importanti giapponesi. Per gli esordienti, perché viene dato soltanto a chi è agli inizi di carriera, è importantissimo vincerlo. Haruki Murakami non l'ha mai vinto.
E lui, apposta che viverla come sono lo Stanley Kubrick degli Oscar, cioè lui se la vive malissimo. Cioè, lui continua a dire che non gli importa, non lo segue, non sa neanche chi l'abbia vinto, però negli ultimi anni non l'hanno vinto tanti importanti, tanti sono finiti nel dimenticatoio. Insomma, lui non è interessato a Premio Akutagawa, tira un pistolotto lungo un intero capitolo in un libro di meno di 200 pagine, però non è assolutamente interessato. E lì, secondo me, si vede il vero Haruki Murakami, quello che si sente vittima di una critica che va sempre contro di lui, che lo attacca per qualsiasi cosa, quando in realtà, oltre che essere uno scrittore di grandissimo successo in Giappone e all'estero, buona parte della critica lo ha sempre sostenuto. Certo, poi c'è una fetta dell'intelligenza giapponese che ritiene che Haruki Murakami, più che scrivere letteratura giapponese, faccia un lavoro di calcolo per renderla mediata per piacere, piacciona, che poi è un po' una delle cose che gli contesto anch'io. Aggiungendoci il fatto che secondo me lui, più che scrivere del Giappone che c'è, scrive del Giappone che i giapponesi vogliono sentirsi raccontare. Però da qui a dire di essere un perseguitato, ce ne passa. Un altro dei motivi per cui a me questo libro è sembrato una versione molto meditata e ricostruita, anche se poi lui magari ci crede tantissimo a questa versione, è la cronologia, perché lui pone l'accento sull'uscita di Dance 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 come cambiamento, ribaltamento della carriera. Per come conosco la sua carriera io e per come l'ho vissuta io, il punto di cambiamento sia nello stile sia nel successo è invece Norwegian Wood, quantomeno in Giappone, che poi era tutto oggetto di un'operazione commerciale mica da ridere, uscendo sotto Natale. Ed è da lì che persone come Ue Kenzaburo hanno cominciato a contestarlo piuttosto duramente. Il punto del contendere principale, noto anche in Occidente, è il grande scontro ideologico che c'è stato tra Ue Kenzaburo, che si è sentito un po' tradito da questo giovane molto promettente che poi ha preso la letteratura giapponese e l'ha portata tutta in un'altra strada, e Haruki Murakami stesso. Poi negli anni il punto di vista di Ue Kenzaburo è cambiato, gli ha riconosciuto che comunque, volente o nolente, lui ha segnato la storia della letteratura giapponese e ha indicato un percorso che poi hanno seguito tutti, però pare rimanga tra i due una certa stizza. L'ultimo grande premio Nobel giapponese abbia una diatriba con quello che vorrebbe essere il nuovo premio Nobel giapponese che il mondo tifa per ragioni a me sconosciute. Io ho trovato che fosse una mancanza e una pecca che mi fa mettere in dubbio l'onestà di tutta l'operazione. Detto questo, se siete fan, anzi fanboy o fangirl di Haruki Murakami, è il libro perfetto perché c'è tutto dietro le quinte della sua vita, di come, quando, dove scrive. Certo, poi c'è anche un po' di riciclo perché tante cose comunque si sapevano già, tutta la storia del bar, del rapporto con la moglie, degli anni all'università. Però devo dire che tutto sommato è una lettura molto divertente. Certo, i fan e i curiosi non si divertiranno probabilmente nei punti e per i motivi per cui vi sono divertita io, che sono conclamatamente una detrattrice di Haruki Murakami. Però c'è da dire che lo stile è così discorsivo, semplice, proprio ai livelli del banale, che si legge tutto d'un fiato, è molto discorsivo. Un uomo che racconta la sua vita come scrittore può essere interessante. Per me, che non amo particolarmente Haruki Murakami, non è stata una perdita di tempo, innanzitutto perché mi ha dato un materiale su cui lavorare per questa rubrica, e poi perché comunque, seppur non molto approfondito, c'è un discorso che ho trovato molto interessante sul mercato editoriale giapponese e sul confronto tra come si lavora in America e come si lavora in Giappone. Se siete alla ricerca di un libro rappresentativo di Haruki Murakami, non fa per voi, lui appunto fa il romanziere, quindi vi conviene rivolgervi ad altro, anche se personalmente per me questo è uno dei libri più divertenti e leggibili che ha scritto. E si conclude qui la seconda puntata di Piuttosto che Murakami, ma rimanete su Gerundio Presente perché torneremo a parlare presto di altra letteratura giapponese.